Nonno. Ah. Nonno. Che c'è? Lo sai che oggi un treno stava per investirmi? Che? Per la miseria, Polonia, non devi stare vicino ai binari, te l'ho detto un sacco di volte! Veramente ci stavo proprio in mezzo. In mezzo? E per fare che? Dovevo raccogliere un centesimino. E tu per un centesimo rischi di morire spiaccicato? E comunque, come hai fatto a vedere un centesimo dalla banchina della stazione? Ce l'ho tirato io. Leggiamo una favola? A quest'ora avresti dovuto leggere il mio necrologio. Ma ci accontentiamo. Dai, leggi pure. Io veramente non so di chi sei figlio tu. Lara riposò vicino al fuoco e poi si lanciò in un bel genocidio alla luce della luna. Enzo Di Matteo, intanto, cercava di liberarsi di un lavavetri piuttosto insistente, soprattutto perché non aveva la macchina e quello voleva lavargli il Ray-Ban con lo sgrassatore. Con una coltellata nella pancia, Di Matteo si scrollò di Perché dosso ci il hai messo tanto fastidioso ambulante sotto gli occhi un po' antibiotico? schifati di Lara, che ammazzava gente come l'Ebola, ma si era sempre vantata di essere a favore dell'immigrazione libera. Mentre stava per partire con il suo solito pippone sull'importanza dell'integrazione, un elicottero solcò il cielo sopra di lei, sparando testate termonucleari. Enzo e Lara si trovarono accerchiati dai soldati della congrega, armati fino ai denti, e... E morirono crivellati, nonno. No, qui dice che si salvano. Miseriaccia. Fammi capire che sei deluso che non sono morti? E direi, la premessa narrativa era Lara rischia la vita di continuo. Lo sviluppo dovrebbe essere Lara a un certo punto muore. Mamma mia, oggi sei peggio del solito. Le hai prese le medicine, sì? Il Certo, ho preso anche le supposte sul mobiletto dell'ingresso. mobiletto dell'ingresso è dove tengo i miei Amplifon. Bianchi? Piuttosto Sì? Sì? grossi? Te Li li ridò domattina. ricompro. Lara e Enzo Di Matteo decisero di tuffarsi nell'acqua gelida di un fiume sotto di loro. La ragazza aveva in corpo i polmoni di una focena, trapiantati anni prima dopo una brutta polmonite, e poteva restare sott'acqua anche mezz'ora senza dover necessariamente tirare le cuoia. Quando riemerse, sentì un brividino correrle lungo la schiena ed ebbe la sensazione di aver preso un colpetto d'aria di troppo nell'ultima settimana. Mentre decideva se prendere un Actigrip o un omeopatico latte caldo col miele, l'elicottero la raggiunse e le scaricò addosso un remake di Hiroshima girato da Michael Bay. La scaprettanza di Lara la aiutò a venirne fuori incolume, ma più di tutto ne uscì illesa perché il mitragliere che faceva fuoco dall'elicottero aveva una mira indecente. Lanciando un sasso sarebbe riuscito a mancare l'oceano indiano. Il cane del pilota, un pincher di nome Ramazza, imbracciò un fucile d'assalto spazientito dalla pessima prestazione del mitragliere. Colpì Lara mentre era sott'acqua, perforandole il fegato, il cuore e tre reni, dissolvenza in nero. Scommetto che Lara non muore, non muore mai. Certo, E ti dispiace? rimanere in vita e soffrire è una bella prospettiva, ma la morte è più poetica. Capisci, nonno? No, non capisco, per fortuna. Ma Eppure tu sei vecchio, dovresti aspettarla con una certa rassegnazione, la morte. anche no, anzi, mi sa che tu tiri un po' i piedi. E io ci provo. Che fai, vai avanti con la storia o mi muori proprio adesso? Lara si risvegliò in una stanza sporca e puzzolente di piedi. Enzo Di Matteo le sventolava davanti al viso una copia bruciacchiata della Gazzetta, sperando di svegliarla. Lara, infreddolita e con mezzo chilo di piombo negli organi vitali, si mise a sedere e sorseggiò un tè raffinatissimo proveniente dalla Germania. Un tè tedesco. La gentilezza di Enzo era di un viscidume palese. Essendo Lara un ragguardevole tozzo di polla, tentava di sedurla ricoprendola di mille attenzioni. La ragazza, cintura nera di frenzonamento, usò la tattica più diplomatica. Per non inimicarsi il suo benefattore, raccontò di aver da poco chiuso una storia con un porno attore soprannominato il Silos e immediatamente il povero Di Matteo iniziò a sentirsi un filino insicuro circa le sue misure. I testi riportavano come punto nevralgico del culto di San Duziano l'antico cimitero di Fossa Maggiore. Lara varcò i cancelli con intrepida determinazione, ma a parte qualche cadavere appeso all'ingresso e una statua di Craxi, di morti ce n'erano pochi. C'erano i soldati della congrega, invece, e purtroppo erano tutti vivi. Ah, scommetto che adesso ci sarà un'altra scena in cui Lara spara a tutti. Non è detto che questa storia sia così ripetitiva. Adesso vediamo, leggiamo e... Storia brutta. Vuoi che mi fermi? Ormai è iniziato, vediamo come va a finire. Ok, ma non interrompermi più. Dunque,
La nostra eroina era agevolata nella carneficina dal fatto che gli adepti del culto di San Duziano fossero in buona parte aspiranti suicidi. Si lanciavano contro di lei senza alcuna paura e Lara, senza neanche togliere il dito dal grilletto, li stendeva uno a uno come candeline su una torta alla panna. Una volta che tutti e 72 i soldati ebbero rese vedove e altrettante mogli, Lara saltellò via dal cimitero a mani vuote. La reliquia non era neppure lì. Non è che ci avesse fatto troppo caso, in effetti. Un uomo armato di bastone di legno tentò di fracassarle la testa, ma Enzo, discreto tiratore di coltelli, lo trafisse in tempo per far bella figura. Guadagnò qualche punto ammirazione, sì, ma restò ancorato alla friendzone come un tassello chimico nel cemento armato. Lara era sempre stata corteggiata moltissimo, essendo un consistente sprazzo di tecchia, ma aveva sistematicamente rifiutato tutti per amore dell'archeologia, qualunque cosa significasse. Di Matteo si giocò la carta simpatia e intonò il ritornello di Funicoli Funicolà con i Rutti. Nonostante una performance più che discreta, la ragazza sembrò restare indifferente e si incamminò verso una miniera abbandonata.